Atmosfera Calcio è presentato da Autosalone Cavour, concessionaria Volkswagen e Mazda, via Eridano 1M Ferrara e Big & Blue Sport Management. Buonasera e ben ritrovati ad una nuova puntata di Atmosfera Calcio. Io come sempre do il benvenuto a Leonardo Rossi, il mio compagno di viaggio. Ciao Leo, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. In studio con noi oggi avremo Lorenzo Malaguti, direttore sportivo della Centese. Buonasera. Buonasera, buonasera ai telespettatori. Invece in collegamento avremo Antonio Bedio, direttore sportivo dell'Albino Lecce. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi, grazie dell'invito. Leo, possiamo iniziare una nuova puntata? Sì, Lorenzo, per dovere di ospitalità diamo la precedenza al collegamento... Anche di categoria. Anche per categoria, sì, in effetti è vero. Ciao direttore, ben trovato, ti ringrazio di aver accettato ancora una volta il nostro invito. Buonasera mister, buonasera. Tengo a precisare che non esistono le categorie, perché io sono partito dall'eccellenza, quindi... Beh, hai fatto, le categorie non esistono. Hai fatto tutta la gavetta che dovevi fare, dai. Come è giusto che sia, da giocatore e anche da direttore. Direttore, noi ci siamo collegati per la prima volta con te qualche mese fa, anzi 3-4 mesi fa, in cui la tua posizione di classifica, stiamo parlando dell'Albino Lecce Girone A di Serie C, in cui la tua posizione di classifica era abbastanza difficile, precaria diciamo. Invece oggi mi sembra che le cose vadano decisamente meglio. Sì, diciamo che dopo le prime 6 partite avevamo 4 punti e adesso siamo invece a metà classifica, 2 giornate dalla fine. Il dispiacere, insomma, il rammarico è che abbiamo fatto prestazioni importanti in tutte le 17 partite, tranne forse con Legnago. E siamo qui ad avere rimpianto di aver lasciato per strada almeno 4-5 punti per le prestazioni offerte, proprio a livello di personalità e di gioco. Però senza dimenticare, come ti dicevo fuori onda, dei numerosi infortuni che abbiamo, e oggi siamo con 8 giocatori fuori. Ma a questo proposito, siccome si parla spesso, ma non è soltanto la tua situazione, adesso parlando anche in studio con l'ospite in studio, il direttore sportivo della Centese, è una problematica un pochino, c'è una costante. Sento anche tuoi molti colleghi che si lamentano del fatto di questo numero elevato di infortuni. Una tua lettura di questo fatto ce la puoi dare? Guarda, io la lettura la dicevo ieri in un'altra trasmissione, sembra una lettura un po' strana, però io parto un po' più da lontano, parto dal fatto che secondo me da 20 anni a questa parte ormai i settori giovanili sono quasi tutti sui campi sintetico, tranne alcune eccezioni, e quindi di base i ragazzi non crescono più sull'erba o su campi non perfetti. Poi quando ti ritrovi a giocare su campi alla domenica in erba naturale, non c'è più l'abitudine a degli imprevisti del terreno. Poi secondo me c'è anche un fattore di alimentazione inadatta per mancanza di conoscenza dei ragazzi, che viene da una cultura familiare dove non li alimentano con verdure. Io vedo i miei giocatori, tanti mangiano solo pasta e bianco, non toccano le verdure, c'è addirittura chi non tocca la frutta, li vedo quotidianamente. Quindi secondo me ci sono tante problematiche messe insieme, perché se in Serie A e Serie B si può dire ma giocano tanto, in C noi facciamo 38 partite, 39 con la Coppa Italia, quindi non è un problema di giocare tanto in C. Quindi secondo me questi fattori sono la base.
No, in effetti questo continuo cambio di terreno da allenamento sintetico la domenica in erba o viceversa, sicuramente questa è una problematica da tenere in considerazione. Invece per quanto riguarda ciò che dicevi molto giustamente del fatto dell'alimentazione, ma questa è una cultura personale dell'atleta, dovrebbe essere insegnato già nella giovane età di come mantenersi per durare a lungo. Sinceramente ti parla una persona che dal punto di vista professionale ha avuto una carriera molto lunga, ma sicuramente dal punto di vista anche comportamentale, di alimentazione eccetera, c'erano delle regole precise, non abbiamo sbagliato nulla. Forse manca un pochino questa cultura. Volevo chiedere adesso al mio ospite qua, parlando appunto di campi a disposizione, voi avete qualche problematica, vero? Sì, abbiamo molte problematiche, concordo in pieno con quello che ha detto il direttore dell'Albino Leffe. Fra l'altro, se ben mi ricorda, 6 anni fa o 7 anni fa abbiamo fatto una semifinale nazionale, io ero il Progresso Calcio, con gli juniores nazionali, vinta chiaramente da loro, quindi sono arrivati alla finalissima. Esatto. Alla finalissima, ecco. Detto questo, concordo pienamente, una cosa anche da dire, poi passerò sul discorso campi, una cosa da dire è anche che il calcio, diciamo che è un po' cambiato. Nel giro degli ultimi 10 anni il calcio è cambiato, nel senso che c'è molto più agonismo, quindi c'è solo eccitazione nei muscoli e dappertutto. Poi, come tu dicevi, la parte dell'alimentazione sicuramente conta molto. Detto questo, tornando ai campi, noi come Centese Calcio purtroppo non abbiamo campi di allenamento, ci alleniamo sul campo da gara, quindi alla domenica cercando di preservarlo il più possibile, ma la domenica sicuramente abbiamo dei campi non al top. Quando andiamo in trasferta magari troviamo campi anche molto belli, oppure campi sintetici, oppure campi brutti, quindi purtroppo ci sono tutte queste valutazioni e anche noi soffriamo purtroppo di parecchi infortuni che possono incidere su un campionato. Quindi siamo strutturati come una società quasi professionistica, come diciamo prevenire gli infortuni con fisioterapisti, con massaggiatori e quanto vario, insomma tutte le cose mediche, che è sempre stato un mio pallino, perché ritengo che durante un campionato avere un buon staff medico ti può dare dei punti. Quindi questo, in parole povere, direttore, siamo messi così. Direttore, tu dicevi anche poc'anzi che avete fatto una bella rimonta di campionato con delle ottime prestazioni. Io vi ho visto spesso e volentieri e in effetti hai analizzato molto bene il fatto che forse l'unica partita che voi abbiate toppato dal punto di vista dell'approccio e della partita stessa è stata soltanto con il Legnago, dove siete stati... Sì. È vero? Confermi questo? Sì, assolutamente. Il primo tempo con Legnago abbiamo fatto veramente male, poi il secondo tempo potevamo anche pareggiarla, ma non abbiamo fatto abbastanza per meritarci di portare a casa anche un punto. No, è stata l'unica partita dove abbiamo fatto male. E in effetti poi ti ho visto giocare anche in quel di Vicenza, per esempio, che è stata una delle prime partite di campionato dove avete fatto una partita straordinaria. Sì, è vero, abbiamo fatto prestazioni importanti, di personalità, insomma, considerando sempre anche la quantità di giovani con cui giochiamo, non mi posso lamentare fino adesso, ripeto, abbiamo fatto cose importanti, tranne appunto con Legnago, e il mio dispiacere è che non ho mai avuto la squadra al completo, perché arrivare ad avere 8-9 indisponibili per una città come la nostra, con tanti giovani, diventa un grosso problema. Ma di contro voi forse, a differenza di tante altre squadre, avete
un settore giovanile che è un fiore all'occhiello proprio nel panorama nazionale? Sì, questo è vero, però è anche vero che la maggior parte sono ragazzi che fanno una primavera 2, quindi li metti dentro, a volte succede che si sembrano pronti, la domenica dopo sono in ritardo. Ovviamente fa parte del percorso, però ci vuole un po' di pazienza. Dispiace perché un conto se il giovane entra circondato da qualche altro grande, un conto che entra e intorno c'è altri ragazzi come lui della Primavera 2, fai più fatica. Verissimo, infatti il giovane può crescere soltanto se nella formazione iniziale o nella rosa ci siano giocatori esperti, cosiddetti senatori, che possono essere da traino, che possono essere da esempio per i giovani stessi, perché hanno bisogno sempre di figure di riferimento. Per quanto riguarda le tue prestazioni, domenica scorsa, allora parliamo dal passato, tu sei stato per 3 anni di seguito, se non ricordo male, direttore sportivo del Renate, una squadra lì vicino a voi, mi confermi questo? 3 anni? Sì, 3 anni ho fatto. Perfetto, domenica scorsa, dopo l'estate precedente, l'estate scorsa, vi siete separati e tu sei andato all'Albino Leffe. Guarda caso, domenica scorsa c'è stata proprio la partita Renate-Albino Leffe, quindi immagino che per te era una partita di vitale importanza dal punto di vista proprio sentimentale, e avete espugnato il campo di Renate e ciò ha scatenato un putiferio, nel senso che grande soddisfazione, grande rivalsa da parte tua, esonero da parte dell'allenatore del Renate. Ma allora, insomma, io sono rimasto in ottimi rapporti e la vittoria mi ha fatto piacere, soprattutto non perché è una questione di vendetta personale, ma per i 3 punti, per la classifica, per la squadra, che è quello che era più importante. Poi noi, la nostra vittoria ha accentuato dei problemi che loro si portavano già da tempo, per quello che poi ha scatenato l'esonero dell'allenatore. Quindi ripeto, sono contento per la prestazione della mia squadra, che abbiamo fatto anche una prestazione importante dove poteva essere una vittoria con più largo margine, però non è che covavo chissà quale tipo di vendetta, assolutamente. Per noi sono stati 3 punti e basta, fondamentali. Ho fatto 3 anni dove mi sono trovato benissimo, abbiamo raggiunto risultati secondo me di livello, perché abbiamo fatto un 3º, 4º, 8º posto vendendo parecchi giocatori in Serie B, quindi facendo e creando plusvalente, questa è una cosa fondamentale. Poi ripeto, le strade si possono dividere, ma si sono divise in grande serenità. Domenica chi hai in casa? Domenica affrontiamo la Pergolettese, che è una squadra organizzata, gioca un bel calcio e niente, ci sarà da soffrire parecchio, perché è una gara veramente complicata. Sì, in effetti la Pergolettese è scomoda, una squadra sempre molto scomoda da affrontare, pericolosissima. Io penso che sia molto più pericolosa quando giocano in casa da loro, comunque è sempre il campo a determinare queste cose. L'obiettivo primario della società è solo e semplice salvezza senza passare attraverso i play-out o qualcosa di più? No, assolutamente, la salvezza senza passare attraverso i play-out, perché appunto noi non abbiamo una rosa ampia, noi stiamo giocando con 2004, adesso domenica convocheremo anche qualche 2005, quindi ripeto, l'obiettivo è quello della salvezza senza passare ai play-out. Fare voli pindarici è inutile pensare a queste cose qua, soprattutto perché non bisogna mai dimenticare da dove si viene. Assolutamente. Direttore, è passato velocemente il primo step di trasmissione, io ti ringrazio della tua disponibilità, ti auguro il meglio per te e per la tua società, noi tanto privatamente poi ci faremo gli auguri di Natale prossimamente. Un abbraccio, direttore, grazie. Grazie. Grazie a voi, grazie a tutti. Ciao mister, buona serata. Ciao, grazie. Grazie a voi, grazie. Grazie, arrivederci. Noi ci interrompiamo per un breve break pubblicitario, tra poco. Rieccoci, ben ritrovati. Leo, adesso possiamo iniziare il dibattito con Lorenzo.
Sì, adesso intanto dopo aver fatto un'analisi con il nostro ospite dell'Albino Leffe per quanto riguarda la Serie C del Girone A, scendiamo un attimo di categoria e scendiamo nel campionato di Lega Nazionale Dilettante che nelle nostre trasmissioni abbiamo avuto molti ospiti esterni e interni appunto per analizzare questo tipo di campionato. Poi tra l'altro il mio ospite in studio oggi, Lorenzo Malaguti, è stato per tanti anni il Deus ex machina del progresso, quindi dopo che analizzeremo un attimo questa squadra ci potrei dire qualcosa di più sui segreti appunto di questa squadra stessa. Per quanto riguarda questo turno di campionato, cosa si è verificato? Si è verificato il fatto che il Ravenna, nonostante giocasse in casa dell'ultima in classifica, ma ormai a questo punto del campionato non esiste più prima e ultima, e ha impattato 0-0 in quel di Certaldo, ha mantenuto sì la vetta della classifica, ma ad oggi soltanto con un punto di vantaggio sulla Victor San Marino, che ha vinto fuori casa nel derby di Imola per 1-0, quindi è a soltanto un punto di distanza il Victor San Marino dal Ravenna capolista. Il Corticella, come abbiamo analizzato nelle ultime settimane, è una squadra veramente scomoda per tutti. L'anno scorso ha fatto qualcosa di meraviglioso vincendo addirittura i play-off finali e tutto ciò non è bastato per un ripescaggio nella Serie C. Però anche quest'anno sta mantenendo fede a questo tipo di campionato, perché anche domenica scorsa ha vinto 2-0 fuori casa e si è assestata praticamente terza in classifica a soltanto 3 punti dalla vetta guidata da Ravenna. Quindi si conferma squadra molto attrezzata, squadra molto forte, ma evidentemente Lorenzo c'è un lavoro di fondo da parte della società. Tu che poi nel bolognese sei molto... No, ma io a Corticella ho fatto 10 anni, gli anni dell'eccellenza, quindi ricordo con piacere questa società. Cosa posso dire? Quest'anno con l'avvento di Giacomo Laurino hanno fatto, secondo me, oltre che l'anno scorso che avevano già preparato il terreno, quest'anno hanno preso dei giovani di valore, avevano già dei bravi ragazzi, diciamo che avevano fatto un buon campionato e quindi i risultati stanno venendo ed è giusto che vengano, perché è un'ottima squadra, è un'ottima società. Quindi questo Corticella, è per quanto riguarda il Corticella, dove certo. Tu sei stato anche per molti anni. C'è stato uno scontro, diciamo, cosiddetto al vertice, anche se non riguardava ancora le primissime posizioni, fra Forlì e Carpi, e la spuntata il Forlì, quindi il Forlì si presenta prepotentemente nelle prime posizioni di classifica, e qua stiamo parlando di realtà veramente grandi. Tra l'altro il direttore del Carpi è stato un mio calciatore per tanti anni, Ricky Motta, che saluto cordialmente. Ma non era anche lui a Corticella? Sì, è un ex Corticella. È un ex Corticella, esatto. Ma è stato un mio calciatore precedentemente, perché lui giocava. Si torna sempre lì. Si è trabandata tutta la storia da calciatore, lì. È passato dall'altra parte della scrivania. E poi è in una piazza molto molto importante. Molto importante. Invece il Mezzolara, dopo il pareggio bellissimo che aveva fatto in quel di Agliana la settimana precedente, domenica scorsa è stata sconfitta in uno scontro diretto con la Samaurese per 1-0, però mi sembra che ci siano segnali di risveglio da parte di questa squadra che è terzo ultimo in classifica, è un momento sicuramente molto difficile. Beh, momenti difficili capitano tutti, soprattutto in quel campionato diciamo molto difficile che è la Serie D attuale, quindi adesso c'è stato un cambio allenatore, un cambio tecnico, conosco molto bene anche il suo secondo per averlo avuto, quindi penso che riescano a risollevare diciamo questa società che ha già quasi 20 anni che fa la Serie D, quindi Max Calzolari, altro è mio ex calciatore Corticella, quindi tanti bei ricordi con queste brave persone, questi bravi ragazzi. Gli auguro il meglio possibile perché è una società seria, con persone serie che si dedicano al calcio e fanno calcio con passione, quindi in un campionato molto difficile. Fra l'altro
secondo me hanno avuto un po' anche l'handicap del campo quest'anno, perché hanno cambiato campo, dovrebbero rifare il campo nuovo, il manto nuovo lì a Budrio, ma diciamo che gli auguro tutto il meglio possibile per sollevarci. Sono sempre squadre bolognesi e tifo per le squadre bolognesi. Beh, infatti le analizziamo sempre con grande attenzione, perché appunto abbiamo anche un grande seguito in quel di Bologna. E il Mezzolara, poi tra l'altro, come dicevi poc'anzi, è longevissima di queste categorie, che sono 20 anni che la fa assolutamente, quindi auguriamo il meglio come a lei, a questa squadra, come a tutte le altre. Invece, dopo una grande rincorsa, il Progresso domenica intanto ha affrontato in casa una delle potenziali vincitrici del campionato, che è l'Aglianese. Hanno perso 3-2, quindi hanno rallentato un pochino questa grande rincorsa, che in questo momento li ha portati lontano dalla zona pericolosissima, nel senso pericolosissima delle ultime due posizioni. Quindi ha fatto una grande rincorsa, nonostante siano partiti in notevole ritardo, perché sono state ripescate all'ultimo momento. E, tra l'altro, il direttore qua presente è stato per molti anni nel Progresso. Sì, devo dire che è stata una mia grande e bella esperienza. Adesso ne sto facendo un'altra, ma mi sono lasciato in ottimi rapporti. Prima tu hai detto Deus in macchina, ma io ero il semplice direttore sportivo, e per gli ultimi, diciamo, 3-4 anni della prima squadra, prima ho fatto 2 anni di settore giovanile, che mi sono serviti tanto e mi sono piaciuti tanto. Detto questo, il mio orgoglio è stato aver portato il Progresso in Serie D con un allenatore che ritengo uno dei migliori delle categorie, Davide Marchini, che per me è stato, diciamo, una grande sorpresa, e si sta testimoniando anche adesso un grande allenatore per le nostre categorie, anche sottostimato, penso che possa fare molte categorie a livello superiore. Detto questo, dopo sono state fatte altre scelte. Io ho fatto la Juniores Nazionale sempre al Progresso per 2 anni, poi attualmente sono lì alla Centese, che provo di fare del meglio lì. Quello che posso dire del Progresso, sicuramente è una ottima società, sicuramente gestita molto bene da un buon direttore sportivo, Simone Matta, e da Guido Puccetti, che sono diciamo le due persone di riferimento, con il presidente Giacobazzi che coordina tutto. Ottima società, ottimo settore giovanile, grandi strutture per fare calcio, e stanno facendo un campionato difficile anche loro. Sicuramente penso che ce la faranno, perché sono partiti un po' in ritardo purtroppo per il ripescaggio, ma i risultati stanno venendo. Ho molti calciatori che facevano parte anche dell'eccellenza quando c'ero io, tutte brave persone, tutti bravi ragazzi e ottimi calciatori. La società è sana, gli auguro tutto il bene possibile e spero di rivederla il prossimo anno in Serie D e andarla anche a tifare. Ecco, abbiamo analizzato un pochino tutte le squadre noi più vicine per quanto riguarda la Lega Nazionale Dilettanti. Adesso scendiamo un attimo di categoria e cominciamo a analizzare il campionato di eccellenza. E riallacciandomi appunto alla frase finale del mio ospite Lorenzo Malaguti, parlando appunto di Davide Marchini, si sta confermando in questo momento nel campionato di eccellenza alla guida del Granamica, che è l'unica squadra in questo momento che sta dando veramente del filo da torcere al Sasso Marconi, che è la squadra indicata dai più come potenziale vincitrice di questo campionato. Quindi Davide, probabilmente, come dicevi tu poc'anzi, sottovalutato, sottostimato, ma ti posso garantire una cosa, caro Lorenzo, che se oggi non sei l'amico di qualcuno, tutto ciò che fai sul campo non conta praticamente nulla. Ed è questa la tristezza del calcio, hai detto bene, del calcio moderno, del calcio italiano in questo momento. Comunque non entriamo nei particolari, parliamo un attimo delle due squadre che ci riguardano da vicino, che sono il Sant'Agostino e il Masitorello. Il Sant'Agostino viene da un pareggio in un campo difficile come Savignano sul Rubicone, con una squadra penultima in classifica,
e penso che la società stessa del Sant'Agostino non possa essere soddisfatta di questo risultato, però abbiamo sempre parlato di un Sant'Agostino molto ambizioso. Dici qualcosa di questa squadra? Beh, faccio un passo indietro, io ho fatto 5 anni anche a Sasso Marconi e fra l'altro ho visto il big match fra Sasso Marconi e il Gran Amica, adesso faccio un passo indietro, sì. E che è stata una bellissima partita e lì veramente si è visto la mano di Davide Marchini, perché il Sasso Marconi probabilmente è la squadra in tutti i reparti migliore del campionato, però conoscendo Davide Marchini non mollerà fino all'ultimo. Venendo al Sant'Agostino, sì, è una squadra penso ambiziosa, dal direttore Secchiaroli, il presidente Lenzi, hanno costruito un'ottima squadra e penso che faranno qualcosa anche in questo mercato. Sicuramente, se non quest'anno, quest'altro anno saranno i protagonisti in assoluto, perché hanno dei progetti di fare grandi cose. Società seria, società, come posso dire, di persone competenti, quindi possono solo fare bene, come anche, ripeto, il Masi Torello, che sono persone che conosco, infatti, da direttore adesso, generale. Adesso auguriamo sicuramente al Sant'Agostino di mantenere fede a queste che sono le aspettative e addirittura l'anno prossimo puntare anche a qualcosa di diverso, di più importante. Parlavi appunto del Masi Torello Voghiera, è un attimino in difficoltà, in grande difficoltà in questo momento. Anche domenica scorsa hanno perso una partita in casa con una squadra forte, però in questo momento è una posizione di classifica veramente difficile, anche distante molti punti dalla zona salvezza diretta. Quindi, nonostante le ambizioni del nostro amico Quarella, eccetera, quest'anno non riescono a trovare il bandolo della matassa. Diciamo una cosa, che domenica prossima rientrerà dopo una lunga assenza Bomber Cazzadore, ma non penso che un giocatore possa fare lui da solo la differenza. È chiaro che mancando un bomber di razza come lui, qualcosa hanno perso. Beh, sicuramente Bomber Cazzadore sposta un bel po', quindi secondo me gli darà una bella mano per risollevarci. Hanno un allenatore molto bravo, la società è una società di gente competente e brava. Mi sto accorgendo di una cosa, che sto dicendo a tutti che sono bravi, che sono competenti, non sono sempre così, cioè delle volte, però veramente quello che sto dicendo, perché le ho toccate con mano, sia diciamo, le società ferraresi di cui abbiamo parlato, le società bolognesi, le ho toccate con mano, e quando io parlo bene di persone perché so quello che dico, quindi poi forse dall'altra parte dello schermo si stanno accorgendo che sto solo facendo degli elogi. No, ma però, presumo, conoscendoti, che se tu lo dici penso che sia quello che tu pensi. Sulle persone non si sbaglia. Poi sui campionati delle volte tutte le ciambelle non riescono col buco. Anch'io delle volte ho sbagliato dei campionati, quindi dopo devi cercare di, ma sulle persone non si sbaglia. Scendiamo di categoria, andiamo nel campionato di promozione, dove è stata una giornata in cui l'Osteria Grande ha confermato di essere la padrona assoluta in questo momento del campionato, e potrebbe essere soltanto lei a perderlo, perché in uno scontro direttissimo Osteria Grande contro Mesola hanno vinto 1-0 e quindi hanno creato il vuoto alle spalle. L'unica squadra che in questo momento sta cercando di contrastare questa corazzata è il Solarolo, qui vicino Ravenna, quindi penso che alla fine sarà una lotta a due, anche se diciamo che l'Osteria Grande ha messo una marcia decisamente superiore. Abbiamo visto che il Comacchio, dopo la sconfitta interna di domenica scorsa, si è risollevato andando a vincere fuori casa e ha confermato una grande posizione per quanto riguarda la zona play-off. Federica, in questo momento ti do un attimo certo. La parola. Adesso ci interrompiamo un istante, ci vediamo dopo la pubblicità, tra poco.
Rieccoci e bentornati, ma prima di continuare, come di consueto, ringraziamo Big & Blue Sport Management di Claudio Bighinati, che comunque ci supporta e ci sostiene da ormai parecchi mesi. Leo, se vuoi, grazie possiamo... Federica, era d'obbligo dare questo messaggio. E, continuando a parlare del campionato di promozione, avevamo detto che il Comacchio si è assestata prepotentemente nella zona playoff, quindi il cambio di allenatore ha decisamente cambiato il ritmo di questa squadra. Un passaggio a vuoto dopo tante giornate positive l'ha avuta la Portuense in uno scontro, diciamo, diretto per poter sorpassare le squadre e arrivare nella zona playoff. Invece ha perso, ha avuto una battuta d'arresto in casa contro il Val Santerno con una sconfitta di 3-1 dopo che erano andati addirittura sul 3-0, quindi è stato un passaggio a vuoto, ma ci può stare dopo una lunga rincorsa, perché non dimentichiamoci che la Portuense veniva da un momento delicato e il nuovo avvento dell'allenatore ha portato molti risultati e sono praticamente a ridosso della zona playoff. Quello che sorprende è questo Consandolo, che anch'essa una squadra decisamente partita per salvarsi, in questo momento prepotentemente si sta affacciando addirittura nella zona playoff della classifica. Mentre il Casumaro ha confermato, dopo aver vinto il derby di Comacchio la domenica precedente, sabato scorso nell'anticipo infrasettimanale ha liquidato con un perentorio 4-0 l'Anzolavino e si è assestata in una posizione decisamente buona di classifica. Lorenzo, di queste squadre che abbiamo analizzato, puoi aggiungere qualcosa? Ma un bel campionato, un ottimo campionato. Vedo che le ferraresi stanno facendo bene, al di là di non essere primo o secondo, però il Mesola è stato fino ad ora. Diciamo che tutte le altre stanno facendo... La Portuense forse ci si aspettava qualcosina di più per i nomi che ha preso, però adesso il campionato è ancora lungo, quindi si fa presto con i tre punti ad arrivare. Il Casumaro sta facendo molto bene, Mister Testa sta facendo delle cose ottime, quindi tutta la dirigenza anche del Casumaro sta facendo le cose che si erano prefissi dall'inizio del campionato. Che c'è da analizzare delle altre no, ferraresi, diciamo. No, di Ferrarese no, diciamo che c'è questa sorpresa con Sandolo. Sorpresa con Sandolo, sono convinto che se lo merita. L'abbiamo avuto avversario l'anno scorso tutto il campionato e nella famosa finale hanno vinto loro, si meritano di fare questo campionato. Mister Dirani è un mister che ha dato, diciamo, molte cose a questa società e a questa squadra e stanno facendo molto bene, quindi mi congratulo con loro, tutto qua. Sì, diciamo che in questo girone di promozione, perché parliamo anche un po' di promozione nel senso certo. Che è una ambizione della Centesima, ne parliamo poi fra poco, dicevo, in difficoltà sono un pochino le squadre bolognesi. Sì, è vero, io abito Anzola Emilia, per dire, esatto. Anche la mia Anzolavino non se la sta facendo bene. Il Trebbo tutti gli anni parte con dei grossi ringiovanimenti della squadra, della Rosa, e tutti gli anni non va sempre bene, quindi stanno lottando. Il Fossolo anche lui, purtroppo... ci sono queste società che tutti gli anni fanno delle scommesse, tutti gli anni non hanno, diciamo, dei budget importanti, mentre ci sono altre società invece che fanno degli investimenti importanti, quindi magari si crea un dislivello e le classifiche si fanno in due o tre tronconi, quindi sì, purtroppo le bolognesi stanno facendo fatica. Si cominciano un po' a spaccare le classifiche, infatti come dicevi tu, certo. La Portuense era quella che forse ci si aspettava qualcosa in più, il campionato è vero, è lunghissimo, però sicuramente ambire al primo posto è un'utopia, perché
Ah, mi sembra che abbiano 16-17 punti di beh, però anche con l'avvento dei play-off e poi c'è anche la Coppa che mi sembra che... Perché loro stanno andando bene in Coppa, sì. Stanno andando molto bene in Coppa, siano già gli ottavi o i quarti, adesso non mi ricordo. È vero, lì ti possono promuovere, vero, con la vittoria. Con la Coppa... Quindi è un'ambizione, è un obiettivo... È un obiettivo... Che può essere perseguito da parte della Portoghese. Può essere un traguardo importante, poi vincere una Coppa fa sempre piacere. Assolutamente. Perché quando arrivi lassù dici, beh, inizi magari un po' così, poi dopo con più vai avanti ci prendi gusto. È chiaro che il doppio turno può portarti via delle risorse importanti a livello di infortuni, squalifiche, cose però, varie. Però se vedi che a un certo punto non riesce, siccome parliamo di una rosa importante, parliamo di una rosa importante, certo, non riesce a perseguire l'obiettivo primo o secondo posto del campionato, invece di lottare strenuamente per un playoff che prima di poterti ripescare ci passano e ne sapete qualcosa, c'è la Coppa che è un obiettivo primario che è lì proprio a portata di mano, potrebbe essere veramente una strategia anche da perseguire. Certo. Tornando adesso, finendo il discorso di promozione, scendiamo nella nostra prima categoria che riguarda tantissimo il nostro direttore qua presente e in ogni caso in questo momento è campione d'inverno del campionato di prima categoria, quindi indiscutibile leadership di questo campionato. Sì, sono contento di questo, ma questo è. Ho i piedi molto per terra, nel senso che i campionati non si vincono a dicembre, si vincono a marzo o anche oltre. Detto questo, sono contento di quello che abbiamo fatto finora, ma abbiamo sempre dei ma. Non riusciamo a essere sempre contenti al 100%, perché per infortuni, squalifiche, cose varie, come penso poi che abbiano tutte le società, non è che voglio fare del vittimismo, ma insomma abbiamo una rosa probabilmente un po' corta, ma con questa abbiamo fatto bene, speriamo di continuare. Sono convinto, e l'ho detto all'inizio del campionato, che ci sono 5 squadre al pari del nostro organico. In questo momento i risultati hanno dato ragione a noi, però siamo ben consapevoli che ci sono squadre attrezzate uguali a noi. Quindi c'è da lottare tutto il girone di ritorno e l'ultima di andata, che sarà una partita molto difficile, e c'è da lottare tutte le partite, una battaglia, perché... Poi apro una parentesi, io ho fatto anche il calciatore, quindi diciamo anche una carriera modesta. Quando arrivava la Juventus della situazione davi sempre il 120%, uguale penso che facciano i calciatori, perché vedo delle prestazioni anche sopra le righe dai nostri avversari, giustamente, perché vedono la Centese un po' come il blasone che arriva dall'alto, e i calciatori, specialmente nei paesini, ma anche diciamo dove giocano, hanno sempre quello stimolo in più. Penso che per un allenatore preparare la partita con la Centese sia molto facile. Quindi invece quello della Centese, prepararla, diciamo, andando a giocare, non so, a Santa Maria Codifiume, per dire un nome, o è molto più difficile. O a Bondeno, è molto più difficile, perché è vero. A livello mentale cambia un po' la situazione. È tutto, però, insomma, è tutto verissimo. Siamo molto contenti. Ecco. Oggi abbiamo altri problemi, ma almeno i risultati ci danno ragione. Dopo sì, infatti, come dicevi poc'anzi, avete una grande problematica di impiantistica in quel di Cento. Sì, ti devo dire che guarda, veramente molta fatica a far calcio, e quindi devo fare un plauso anche al nostro allenatore che... si sacrifica, perché noi non abbiamo spazi per allenamenti, quindi dobbiamo allenarci lì. Si allena anche il settore, una parte del settore giovanile, che anche questo purtroppo è diciamo bistrattato. Tutte le squadre giovanili non giocano mai a 100, diciamo quelle più importanti a livello elite o a livello allievi devono emigrare, perché non c'è un campo che possa ospitarli. Quindi non dico che è quasi una vergogna per il paese di Cento. Io provengo da
un altro paese, abito in Sole Miglia, vedo giro e vedo campi dappertutto, campi sintetici dappertutto. Cento, che è un paese di 50.000 abitanti circa, con un trascorso calcistico molto importante, al di là di Malaguti o non Malaguti e quelli che verranno, penso che non si meriti questi campi. L'amministrazione comunale con cui ci parliamo purtroppo fa scelte spesso diverse, basate sul basket, che adesso in questo momento tira molto, sul ciclismo e su altre cose, e magari dimentica un po' il valore anche sociale che può avere con tutti i bambini. Adesso tralasciamo la prima squadra o meno, ma tutti i bambini, 320 bambini, che andarsi a allenare, se io fossi un papà, andarsi a allenare con molto fango e non avere un campo su cui andare a giocare è molto difficile. C'è da dire anche che c'è una società a 100 che ha due campi e 50 bambini in una squadra di amatori, e non ci si riesce, avendo vinto il bando loro dei campi, non ci si riesce un po' ad accordare. La politica, a mio avviso, non dovrebbe entrare nello sport, scusate questo sfogo, ma la politica non dovrebbe entrare nello sport, ma purtroppo entra. Quindi noi andiamo avanti per la nostra strada, giocheremo su un campo che sicuramente non sarà bello, quindi, però con tutti i sacrifici ce la metteremo tutta fino alla fine. Poi sarà il risultato del campo che dirà quello che ci siamo meritati, e penso che la società centese come società si meriti tanto, perché gli sforzi che stanno facendo il presidente Fava e tutti i suoi consiglieri è la cosa che mi fa rimanere attaccata a 100 e mi fa dare tutto me stesso. Io sono tutti i giorni al campo, scusate se mi dilungo un po', però purtroppo è un piccolo sfogo che magari mi avete dato l'occasione di fare, quindi chiudo. Io sono tutti i giorni a 100 che c'è sempre qualcosa da fare, qualcosa da sistemare, e quindi spero vivamente quest'anno che i risultati sportivi ci diano soddisfazione di tutto quello che stiamo facendo al di fuori del campo di calcio. Sì, questa è una problematica che anche il tuo presidente, che è stato ospite qui da noi, ha evidenziato più di una volta, però chiaramente sono cose che purtroppo non riguardano... Però giustamente a livello politico non possiamo sicuramente entrare, non sono di nostra competenza. E diciamo che le cosiddette squadre che tu elencavi, che possono essere competitive verso la Centese, sono 10 Martiri, Ponte Lagoscuro, sì. Galeazza stessa, sì. Questo Ravarino per Siceto. Ravarino e per Siceto. Quindi sì. Voglio dire, è un campionato che sicuramente in questo momento 7 punti di vantaggio, se non ricordo male, sì, 7 punti sono di da amministrare vantaggio. Con la giusta attenzione, perché non dimenticare l'anno scorso cosa è successo. Hai fatto il contrario l'anno scorso. L'anno scorso mi sembra che il Ponte Lagoscuro avesse 10. 8, addirittura 10? Scusa, ne avesse 8, tu hai ragione. Era la Centese che era meno 10. E avete fatto un lavoro clamoroso. Abbiamo recuperato con 8 vittorie consecutive il gap. Addirittura siamo andati più 4. E da più 4, dopo il Consandolo, rosicchiandoci punti. Avete fatto lo spareggio che poi... È arrivato fino alla fine a pari punti. E lo spareggio che abbiamo perso, diciamo, i calci di rigore... Secondo me è una brutta pagina, diciamo, del mio curriculum, nel senso che ai calci di rigore si può anche perdere, però... En passant, prima di chiudere, domenica scontro importante, ha detto poc'anzi, a Copparo, che hanno vinto una partita dopo tanto tempo, quindi... Uno scontro difficilissimo, il Copparo la mettevo fra, diciamo, subito dopo le prime 5, quindi sappiamo dove andiamo e... Speriamo solo che la salute calcistica ci dia una mano, perché abbiamo parecchi infortuni.
Signori, noi ringraziamo il nostro ospite Lorenzo Malaguti. Grazie Lorenzo. Per grazie a voi che mi avete dato questa opportunità. E noi auguriamo una buona serata ai nostri telespettatori. La palla passa a Federica. Grazie Leo, grazie ancora a Lorenzo per essere stato con noi e noi ci vediamo alla prossima puntata. Buona serata a tutti. Atmosfera Calcio è stato presentato da Autosalone Cavour, concessionaria Volkswagen e Mazda, via Eridano 1M Ferrara e Big & Blue Sport Management.